Io sono un pessimo lettore e tendenzialmente le prefazioni non le leggo. In questo libro non leggere la prefazione sarebbe stato un delitto, perché, come ha spiegato Antonella, una parte consistente del libro è nella prefazione di Roberto Scarpinato, che quasi sembra un libro autonomo, e che è giusta, è una prefazione semplicemente giusta. Parte da una considerazione: il fastidio che gli prova in occasione delle ricorrenze degli omicidi di Falcone e Borsellino, un fastidio determinato dal distacco che nella mente di molti che ricordano vi è rispetto a quella che è stata, a quello che è stato il trattamento che la società ha riservato a Falcone e Borsellino, la società, il paese. In tutti questi anni ci sono sempre stati interventi di persone che parlano di loro, molti a ragione, altri a torto, comunque tutti riferiscono il loro pensiero, interpretano il loro pensiero, invece io volevo far parlare loro, far capire attraverso le loro parole, i loro interventi pubblici, i loro scritti, che tipo di lavoro hanno fatto da magistrati e quanto fossero isolati, ostacolati Falcone e Borsellino, che sono diventati eroi solo dopo che sono morti ammazzati. A proposito di questo isolamento, a un certo punto c'è proprio un parallelo tra quello che hanno vissuto loro e quello che vivono adesso alcuni magistrati. Sì, questa è una cosa che io ho scritto perché purtroppo temo sia vera, nel senso che ogni tanto, proprio da giornalista, registro degli interventi diffamatori, così sento quel venticello della calunnia nei confronti di magistrati siciliani di Palermo e Caltanissetta che stanno cercando la verità, tutta la verità su quelle stagioni, e vogliono sapere chi, oltre Cosa Nostra, ha ucciso Falcone, Borsellino e le loro scorte, e però gli ostacoli li trovano, di nuovo si sente l'accusa di protagonismo, di fare politica, e così era ai tempi di Falcone e Borsellino. Sapete, ognuno lo legge a modo suo, ma a me ha provocato una particolare emozione, perché io alcuni di questi discorsi li ho sentiti fare in diretta, li ho visti, non si tratta soltanto di leggere queste parole, si tratta di rivedere i personaggi che li dicono mentre li dicono, il tono che usavano allora, la rabbia di Borsellino nell'ultimo suo discorso pubblico, l'atteggiamento guardingo, sornione, determinatissimo di Falcone nei convegni giuridici, scientifici, quando cercava di far passare, e ci riusciva, perché nessuno si azzardava a contestare, le sue idee, i suoi principi, le sue costruzioni giurisprudenziali. Erano due uomini che volevano essere dei servitori dello Stato nel senso più alto del termine, non volevano né morire né essere eroi, lo sono diventati perché in questo paese si diventa eroi se si muore ammazzati, e invece vorrei che non accadesse ancora questo. Mi sembra che i loro scritti siano importanti per gli adulti ma anche per i ragazzi, anche perché sono tremendamente di attualità.